scrittore locale e sono poi presentato il libro di Vincenzo Stabile, La forestale traduca. Ecco, io passo subito la parola al generale Vincenzo Stabile e ci parla un attimino perché ha scritto questo libro e cosa è stato successo nella forestale e come oggi l'ambiente viene tutelato in un modo non molto bellico. Forse la gente non ha voglia, forse la materia è un po' complessa, forse è pericoloso anche occuparsene. Non lo so, ecco, dammi una parola. No, io ho scritto questo libro perché dopo secoli della presenza del corpo forestale e delle precedenti amministrazioni forestali, anche degli stati preunitari, veniva con un colpo di spugna eliminato questa identità che è stata sempre al servizio del paese. E il tradimento appunto non si è svolto sulla pelle dei forestali, ma principalmente è stato un tradimento fatto al paese, perché è venuto meno una forza organizzata che tutelava l'ambiente. E ciò che sta accadendo in questi giorni pone drammaticamente l'accento sul venir meno del corpo forestale a tutela dell'ambiente, ma le conseguenze peggiori si profilano per quanto riguarda il rischio idrogeologico, a cui l'Italia è soggetta moltissimo, proprio per la sua orografia nel corso dei secoli appunto ha sempre provveduto ad avere le amministrazioni forestali e lo stesso corpo forestale nato nel 1814 dalle regge patenti di Carlo Felice e poi fino al giorno d'oggi è servito a tutelare questo ambiente e tutelare il paese dal rischio idrogeologico. Oggi questo non c'è più e quindi vi sono già numerose avvisaglie di un danno enorme all'ambiente. Va bene? Sì, no, adesso solo due parole sulla terra dei fuochi. Ecco qualcosa che ci vuol dire, cosa è successo nel frattempo fino ad oggi? La terra, io nel libro che ho scritto descrivo di tutto ciò che è stato fatto dalla forestale sul triangolo dei veleni innanzitutto, che è stato il prodromo della terra dei fuochi, con un valente magistrato attualmente scomparso da poco, con il quale facemmo i primi arresti, 16 arresti, per rifiuti tombati nel triangolo appunto Nola, Marigliano, Cerra. Poi questo fenomeno si è esteso anche in tutto vaste aree, 93 comuni del Casertano e del Napoletano. Ultimamente come gruppo di ricerca ecologica ho fatto una denuncia per quanto riguarda la mancata attuazione di un progetto di irrigazione con acque pulite del 2000 ettari nella terra dei fuochi, che questo progetto di irrigazione con acque pulite avrebbe evitato l'emungimento dalle falde inquinate per uso agricolo e alimentare. Bene, allora ringrazio Vincenzo Stabile per questa breve intervista e invito a leggere il libro che è interessante.